Deniz Özdoğan, Elettra, l'infelice, mi accompagna l'angoscia, miseria e la mia vita. Le hanno ucciso il padre, tutta la famiglia è stata un po', gettata all'aria. Sì, in generale credo con i padri qualcosa rimanga sempre un po' incompleto. Qualcuno dice che i padri rimangono sempre a metà. Ci sono pochi padri che riescono a completare il proprio percorso, darti tutto il loro amore, dirti quanto ti amano. Si riesce raramente a completare quel percorso. Per cui in qualche modo, in ognuno di noi, anche se non ci hanno ucciso il padre, quel dolore di un amore incompleto sia per gli uomini che per le donne c'è. In questo caso di Elettra, proprio quelle battute lì, che fanno parte del lamento di Elettra con cui si presenta al pubblico, l'abbiamo sostituito con un lamento curdo. Perché dirò anche per fortuna, in questo momento, in queste terre, questo dire mi lacero la pelle dal dolore. Per fortuna non risuona più, non è un'esperienza quotidiana. E il lamento invece in sé porta proprio quella cosa che non ha tempo, che esiste da secoli. E per tanti popoli, adesso in questo momento, tra cui anche i curdi, questo esiste. Quindi questo lamento porta, anche se non dice esattamente queste parole, dice esattamente queste parole e le porta lei.